Eccoci qui, buon pomeriggio e ben collegati a questo nostro nuovo incontro con i webinar organizzati da Certificati e Derivati in collaborazione con Natixis e quindi per questo primo appuntamento dell'anno do il mio particolare benvenuto a Luca Pini che anche per quest'anno ci farà, diciamo, compagnia in questo appuntamento durante l'anno. Ciao Luca. Ciao Pierpaolo, buonasera a tutti. Eccoci qui. Allora, Luca, che dici? Come sta iniziando quest'anno dopo un dicembre particolarmente negativo, 2 mesi invece particolarmente positivi? Allora, direi di sì, diciamo che gennaio, soprattutto le prime 2 settimane, forse un pochino sottotono, poi da metà gennaio in avanti, diciamo che abbiamo iniziato insomma a vedere più interesse per quanto riguarda i prodotti, in particolare per quanto riguarda i certificati. Se dovessi identificare un trend, direi sostanzialmente tre cose: sempre molto interesse per strutture di tipo autocallable, sempre molto interesse per strutture che pagano cedole, soprattutto mensile. Quindi gli investitori confermano insomma di essere interessati a, diciamo, di una frequenza cedolare piuttosto alta. E come ultima cosa, anche comunque in ragione del fatto che i mercati si stanno abituando, diciamo così, a delle turbolenze, sicuramente l'anno è partito molto bene, però bisogna vedere come continuerà. Quindi un'altra, diciamo così, grande costante è protezione attraverso barriere molto, molto profonde, 50%, 60% dei livelli iniziali. Quindi ecco, se dovessi individuare un trend, direi queste cose. Quindi autocallability, coupon mensile e barriere abbastanza profonde. Quindi diciamo si conferma un po' quello che era la tendenza già dei mesi passati, però in particolare accentuata anche con qualche opzione un po' diversa anche da quelle che conoscevamo in passato, in particolare anche oggi ne vedremo una, quella che il mercato ha imparato a conoscere come opzione Airbag, che è stata da voi proposta su un'emissione. Guarda Luca, ti preannuncio, dato che c'è veramente tanta partecipazione e sarà anche perché appunto primo appuntamento dell'anno c'è interesse anche per le vostre emissioni, anche perché ancora una volta nel 2018 vi siete aggiudicati anche il miglior premio per la capacità di innovazione, quindi dimostrazione che su questo segmento insomma siete ben piantati, lo presidiate bene, quello dei certificati a cedola mensile. Quindi io mi aspetto che arrivino un po' di domande, quindi preannuncio, insomma, ti girerò poi i quesiti che ci porranno i nostri web ascoltatori. E a tal proposito, naturalmente, invito tutti a utilizzare il pannello che è sulla vostra destra insomma, per porre domande su certificati di cui parleremo, ma anche eventualmente su certificati che avete già acquistato e per i quali volete magari anche un conforto sul funzionamento. Vi ricordo che comunque questo webinar è registrato, quindi sarà possibile vederlo anche in un secondo momento. Allora, io direi di iniziare subito qualche minuto di introduzione per andare a vedere che il mercato oggi, tutto sommato, si sta comportando, insomma, grazie a una buona apertura americana, sta riprendendo un po' vigore. È stata una giornata abbastanza noiosa, effettivamente, con performance non così brillanti. Poi i futures americani, che questa mattina erano negativi di circa mezzo punto percentuale, attualmente invece sono positivi, e quindi questo ha fatto sì che anche nel vecchio continente qualche performance si inizi a vedere col segno verde. Quindi non so, anche vedo una buona ripresa per il titolo Mediobanca più 1,48%, TOTS più 1,61% e i bancari con Banco BPM più 3,30%, UBI Banca più 2,67% e anche UniCredit che ha finalmente messo la testa fuori oltre il segno positivo e adesso è più 0,28%, e quindi insomma un pomeriggio che si appresta ad essere sicuramente più interessante e più positivo di quanto non sia stata la mattinata. Allora, questo è per quanto riguarda brevemente un commento di mercato. Io direi di non perdere tempo e
Quindi Giuliano, immediatamente mi dai diciamo, l'alert sui suggerimenti a breve scadenza, perché comunque è ormai una piacevole abitudine quella di provare a confrontarsi su qualche spunto operativo di breve. Vedremo Giuliano se riusciremo a trovarne. Uno l'ho individuato, non è brevissimo, nel senso non è domani, ma comunque è veramente interessante e potrà dare soddisfazioni entro l'anno. Quindi vedremo se poi il mio breve coincide un po' con il tuo. Allora, intanto io direi appunto di iniziare a vedere qualche spunto, quindi qualche idea di investimento, e di farlo utilizzando in particolare, insomma, ci avverremo naturalmente sia del sito Natixis, che ricordo è stato rinnovato, quindi è stato migliorato ancora una volta. Ora è possibile quindi trovare per ciascun prodotto, anche grazie a questo, diciamo, a questo nastro scorrevole, tutti i certificati che ci sono in questo momento in quotazione emessi da Natixis, e per ogni certificato anche tutta la documentazione, incluso il KID, oltre che prezzo, denaro, lettera e quant'altro possa servire. Quindi ci avvarremo del sito, ma anche del CEDLAB, perché questo ci aiuta anche a vedere un po' le dinamiche dei prezzi, dei sottostanti, quindi dei singoli sottostanti. E direi di partire. Quindi, Luca, se sei d'accordo, io andrei immediatamente su quella che è una novità che avete proposto voi sul mercato a inizio anno, e che devo dire mi sarei aspettato di vedere in qualche replica, cioè nel senso anche non necessariamente vostra, però quando si porta una novità sul mercato, poi in qualche modo anche altri competitor traggono spunto e ripropongono l'idea. Devo dire che, non perché l'idea non sia piaciuta, anzi, devo dire che noi la stiamo seguendo molto e sta avendo particolarmente riscontro, ma che avete avuto la capacità di emetterlo in un momento in cui la volatilità era tale da poter costruire una struttura del genere, perché poi ho visto che stessa struttura, anche con titoli diversi, diciamo, non sarebbe venuta così interessante. Quindi ti chiederei questa è una premessa naturalmente che ho fatto io, in virtù del fatto che il nostro ufficio studi lo ha analizzato, studiato e tra l'altro anche più volte raccontato anche sul Certificate Journal. Però vorrei che ce lo raccontassi tu, anche perché è un'emissione del tutto particolare, nel senso con questo profilo non ce ne sono in circolazione. Quindi ti chiederei di iniziare intanto a raccontarci il funzionamento e magari, se vuoi, anche un po' la genesi di questo prodotto, il perché vi è venuta questa idea. Si tratta di quello che noi chiamiamo Phoenix Memory Maxi Coupon. Il codice ISIN è questo che vedete qui, quindi IT30 6743 915. Vai Luca, raccontaci qualcosa. Sì, allora, prima una premessa su pricing. Io qua vedo dalla vostra schermata appunto la data di emissione, era fine dicembre, quindi effettivamente a livello di pricing siamo riusciti a strutturare un prodotto, un certificato abbastanza ricchio. Appunto, abbiamo sfruttato la volatilità degli ultimi mesi dello scorso anno. Come è nato questo prodotto? Qual è la genesi? Abbiamo sempre parlato dell'efficienza fiscale dei certificati. Per quanto riguarda la possibilità di andare in determinati casi a compensare le minusvalenze. E diciamo che questo tema, sebbene sia un tema consolidato tra la comunità di investitori, è un tema che è particolarmente caldo a partire da settembre in avanti. Quindi diciamo che dopo l'estate aumentano le richieste, aumenta l'interesse per strutture che favoriscono il pagamento di una cifra digitale particolarmente ricca, particolarmente allettante. Questo perché? Perché si va poi a compensare quelle potrebbe essere, scusate, quelle potrebbe essere una minusvalenza di fine anno nel portafoglio. Queste strutture normalmente come nascono? Sono delle strutture Phoenix e diciamo che la prima cedola è una cedola particolarmente grossa, che può andare non so, da 10, 15, anche 17, 18%, dipende anche da quello che è possibile estrarre in termini di valore per poi restituirlo sul flusso cedolare. Quindi, consci appunto del fatto che l'efficienza fiscale dei certificati è molto apprezzata, abbiamo deciso di rivedere un po' queste strutture con il cedolare iniziale e di lavorare su qualcosa che possa sì ottimizzare appunto il fatto che ci sia un flusso cedolare che va a compensare le minus, ma spalmarlo nel corso di un periodo iniziale e non una data secca, unica come nei prodotti classici.
Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo strutturato questa Phoenix, la struttura è quella classica delle Phoenix, quindi è un paniere di titoli, delle barriere che se vengono, diciamo così, sorpassate dal vostro offer, vengono il pagamento delle cedole, la possibilità di rimborso automatico e a scadenza capitale condizionalmente protetto. In questo caso quello che abbiamo fatto è giocare sull'ammontare della cedola e giocare sui livelli barriere. Quindi, qual è la differenza di questa Phoenix rispetto alle Phoenix Classic oppure alle Phoenix con il cedolone che si vedono a ottobre e novembre? La differenza è qua, c'è sempre un cedolone, ma lo spalmiamo sul primo periodo, sulle prime 10 osservazioni. Quindi, come funziona? Il meccanismo di pagamento della cedola è quello classico delle strutture Phoenix, quindi frequenza in questo caso è mensile. Ogni mese cosa andiamo a fare? Andiamo a vedere dove sta il titolo con la performance peggiore. Se questo titolo è sopra livello barriera fissato al 50%, viene riconosciuta una cedola del 2%. Cedola del 2% al mese è una cedola molto ricca e chiaramente non sarebbe sostenibile poter pagare una cedola del 2% fino alla scadenza del prodotto. Quindi successivamente, dopo la decima Soprattutto, osservazione, soprattutto Luca, scusa se ti interrompo, non sarebbe sostenibile perché? Perché comunque la barriera è al 50% e questa è la prima considerazione. E l'altra è che non avete utilizzato i classici titoli americani del Nasdaq ad altissima volatilità, perché questo ovviamente ancora non ne abbiamo parlato, però lo anticipo perché magari sul mercato ci sono altri prodotti con cedola mensile 2, 2,10, 2,20, però dentro c'è Netflix, c'è AMD, c'è TripAdvisor, insomma titoli molto, molto volatili del Nasdaq, qui invece sono titoli diversi. Sì, esatto, noi ci siamo sempre focalizzati anche in questo prodotto su un paniere di titoli di studio europei, quindi abbiamo evitato i FANG o titoli particolarmente volatili che permetterebbero altrimenti di avere cedole più alte. Quindi diciamo che con un basket di questo tipo, una barriera 50, non si riuscirebbe sicuramente a pagare una cedola del 2%. Quindi ecco, ritornando alla, diciamo, alla descrizione della struttura, quindi abbiamo noi questo primo cedolone abbiamo spalmato sulle prime 10 osservazioni, quindi 2% al mese, successivamente la cedola dal 2 diventa l'1%, ma la barriera non sarà più a 50, ma rimarrà a 60, che comunque è ancora un livello discreto, soprattutto a fronte del potenziale rendimento digitale offerto alla struttura cedolare. Quindi ecco, riassumendo, al posto di avere una Phoenix con un cedolone grosso iniziale, il cedolone, se vogliamo chiamarlo così, è spalmato sul primo anno, tenendo sul primo anno una barriera particolarmente profonda a 50% per massimizzare la probabilità che appunto questa cedola venga pagata, successivamente la struttura si normalizza, quindi si ritorna a cedole più in linea con le altre strutture Phoenix e una barriera leggermente più alta. Ecco, allora, intanto vediamo il basket di titoli, che è questo qui. Quindi, dentro ci sono due titoli del mercato italiano, Intesa e Fiat, e due titoli londinesi, britannici, insomma, British Telecom e poi Glencore, colosso minerario quotato a Londra. Quindi, in questo momento, quindi, la situazione è questa. Come vedete, gli strike sono questi che vediamo qui, quindi su Fiat 13 e 21, un ottimo strike tutto sommato, visto anche che nel frattempo Fiat era cresciuta poi oltre i 15 e 50, adesso è ritornata in quest'area dei 13 e 20, e su Intesa anche 2 e 0,3, quindi praticamente sui minimi. Allora, provo un attimo a riassumere, anche perché c'è una cosa particolare, secondo me, Luca, che va ulteriormente evidenziata a vantaggio di questo prodotto, che almeno a noi è piaciuta molto, è che è vero che la cedola, quindi avete preso la maxi cedola del 20 e l'avete, o comunque insomma quella che poteva essere una maxi cedola del 20, l'avete spezzettata in 10 cedole del 2, ma la particolarità è proprio questa. Allora, normalmente questi prodotti con maxi cedola vengono emessi nella seconda metà dell'anno, quindi indicativamente a settembre, e la maxi cedola viene staccata a dicembre in tempo utile per la compensazione. Dopodiché la prima data autocall è qualche mese dopo, quindi ad esempio a marzo, aprile, maggio, giugno e così via dell'anno successivo. Invece qui la particolarità è questa, è che la prima data autocall è già ad ottobre, quindi alla data del 28 ottobre ci sarà già una prima opportunità di rientrare anticipatamente
del capitale. E la condizione per far sì che si possa verificare l'autocollability è il 95% del livello iniziale. Quindi anche in una situazione di meno 5 da parte di uno dei quattro titoli ci sarebbe il rimborso anticipato. E questa condizione poi si protrarrà per tutto il 2020 fino ad arrivare poi all'ultima data del 2020, che scenderà anche ulteriormente al 90%. Allora, qual è la considerazione che si può fare e che francamente io sto portando avanti anche a titolo, diciamo, quasi personale ormai da quando avete quotato questo prodotto? Quindi non ho mai nascosto la mia passione per questo certificato. È perché comunque, per come sono strutturato, per come è strutturato questo schema di rilevamento, c'è la possibilità di puntare intanto alla cedola mensile del 2%, ma dato che già ad ottobre ci potrebbe essere il rimborso a 1000, con una condizione anche un po' più facilitata, c'è il rischio che se i titoli rimangono più o meno in questo, in quest'area, quindi non perdono eccessivamente terreno, il certificato stacchi la cedola, ma poi la recuperi praticamente nel corso del mese, perché viceversa, se così non fosse, immaginiamo che questo basket con queste performance sia a questi valori ad agosto o a settembre, dato che già ad ottobre ci sarebbe il potenziale rimborso di 1000 più l'ultima cedola del 2, quindi 1020, sarebbe impensabile avere un certificato a 800 euro con un potenziale rimborso alla portata dopo un mese e mezzo. Quindi, per quanto ovviamente non sia possibile stabilirlo a priori che andrà così, però l'idea sarebbe quella di incassare la cedola mensile del 2 puntando su una stabilità dei titoli e a quel punto magari portare a casa il risultato già ad ottobre. E tra l'altro faccio io una premessa, anzi un chiarimento, Luca. Dal punto di vista fiscale, ci sono degli intermediari che consentono la compensazione immediata delle minusvalenze, il che vuol dire che se ad esempio io ho, scusate, ho delle minus, tutte queste cedole del 2% mi diventano utili immediatamente per la compensazione. Ci sono, come ben sappiamo ormai nella nostra community, ci sono invece degli intermediari che non consentono la compensazione immediata, cioè il reddito deve diventare definitivo. Questo certificato, però, secondo quello che vediamo noi, si presta eventualmente anche a consentire il recupero delle minus quando queste diventeranno definitive. Perché se ad esempio una persona lo avesse acquistato a inizio anno a 1000, in questo momento, con uno scenario di titoli che è tutto sommato ancora intorno agli strike, a 1000 avrebbe incassato la prima cedola di gennaio del 2%. Adesso, proprio domani, sarà la data di osservazione della seconda, e quindi praticamente già adesso potrebbe vendere a 1020, 1025 più o meno, perché è la lettera, ma comunque c'è interesse anche a mid, cioè tra il denaro e la lettera, anche adesso ci sono comunque delle proposte. Quindi si potrebbe già, avendo acquistato a 1000, portare a casa un rendimento del 4%, ma in soli 2 mesi. Ecco, immaginiamo che questa cosa si protragga per 6-7 mesi, c'è il rischio di guadagnare un 14, 16, 18, 20% realmente, quindi non un coupon provvisorio, ma una reale plusvalenza da utilizzare anche se non si ha la compensazione immediata. Insomma, se, per come è strutturato, è un prodotto che secondo me può aiutare anche per chi ha le minus in scadenza entro l'anno. Poi, come hai giustamente detto, se proprio non dovesse rimborsare anticipatamente, dopo diventa un Phoenix con cedola mensile dell'1%. E altra particolarità che lo rende interessante è quello che ha la scadenza di soli 3 anni, perché comunque scadrà a dicembre 2021, quindi si distingue un po' dai tanti prodotti che invece normalmente hanno una durata di 5 anni. Insomma, perciò io ho fatto la premessa che non ce ne sono poi altri simili in giro, perché effettivamente con questa struttura e con queste caratteristiche, nel frattempo ingrandisco la pagina per Vittorio che me lo sta chiedendo, con queste caratteristiche non si è riusciti a vederne altri. Allora rispondo a Giuliano, poi naturalmente Luca ti ripasso la parola se vuoi aggiungere qualcosa su questa struttura. Le date, dunque, domani è data di rilevamento per la seconda cedola, quindi 27 febbraio, domani si andrà a rilevare il valore dei quattro titoli del basket, e se tutti e quattro si troveranno al di sopra del 50%, verrà ufficialmente messa in pagamento la seconda cedola del 2%. La situazione attualmente è questa che sappiamo, quindi il titolo più debole è British Telecom, che tra l'altro
È oggi che si è appesantito perché sta cedendo circa il 3%, però gli altri, come vedete, sono invece tutti sullo strike. Quindi diciamo che questa seconda cedola anche non la ritengo assolutamente a rischio. Cedola che verrà messa in pagamento l'8 di marzo, record date 7 marzo. Luca, correggimi se sono sbagliate queste cedole, però, queste date, però dovrebbero essere da prospetto, quindi spero siano corrette. 7 di marzo la record date, quindi la ex date, cioè il giorno di stacco, sarà il giorno antecedente la record date, che è praticamente il 6 di marzo. Questo vuol dire che c'è tempo fino al 5 di marzo, che è martedì, per comprare il certificato e avere diritto a questa seconda cedola. Pertanto, chi dovesse avere l'esigenza di ricevere la cedola per compensare le minus, avrebbe tempo ancora fino a martedì incluso per acquistare il certificato nell'area dei 1020-1025, che è il prezzo odierno. Tra l'altro è un prezzo molto interessante grazie al meno 3 di British Telecom di oggi, perché ieri si comprava a 1038. Quindi prezzo sicuramente interessante fino a martedì per ricevere la cedola. Chi invece non ha bisogno della cedola immediata perché non può sfruttare la compensazione, allora a questo punto potrebbe eventualmente considerare l'ipotesi di acquistarlo anche dopo lo stacco della cedola. Luca, è tutto corretto? Allora, non confesso che non ricordo la memoria le date, però vederle così, insomma, mi pare che abbiano senso. Normalmente abbiamo una data di rilevamento e 7-10 giorni dopo abbiamo la data di pagamento. La record date Ok. precede la data di pagamento e l'ex date precede la record date. Quindi direi che ci siamo. Secondo me mancano ancora due cose che forse dobbiamo dire sul certificato. Innanzitutto c'è l'effetto memoria. Giusto? Giusto, corretto. Quindi praticamente Corretto. questo vuol dire che se ad esempio non riusciamo ad incassare una di queste cedole per un qualsiasi motivo, alla prima occasione che si torna al di sopra del trigger cedola, si riceve la cedola futura, naturalmente, cioè la cedola di competenza di quel mese e tutte quelle eventualmente rimaste in memoria. E quindi questo è il primo aspetto. Il secondo, in virtù proprio dell'effetto memoria, è che a questo punto, nell'immediato, come abbiamo detto, c'è una cedola mensile del 2 che è una bella cedola ricca. Ma se si dovesse eventualmente arrivare alla scadenza, perché nel frattempo non ci sono state le condizioni per il rimborso anticipato, sarebbe sufficiente che i quattro titoli rimanessero al di sopra della barriera del 60%, quindi non abbiano perso più del 40%, per essere certi di tornare in possesso a scadenza del capitale e di un rendimento che, da un punto di vista annualizzato, è di circa il 15%. Quindi su questa struttura c'è 15% annualizzato di rendimento, quattro titoli che non sono di quelli più volatili del Nasdaq, effetto memoria sulle cedole, cedola mensile del 2, barriera 50%, e successivamente trigger autocall step down, quindi che scende nel corso del tempo. Insomma, Luca, mi sembra che avete messo su una bella emissione. Ah, ti ringrazio, sì, effettivamente c'è tutto. C'è tutto. E mi sembra che anche il mercato la stia apprezzando. Dall'emissione, adesso non ho ovviamente il dato io, però mi sembra che stia scambiando bene. Sì, assolutamente, anche noi numeri precisi, però vedo che scambia costantemente, ogni giorno c'è una struttura che è sicuramente è piaciuta e c'è interesse. Ok, va bene. Allora, se ci sono domande su questo certificato, naturalmente siamo a disposizione. Altrimenti possiamo andare a vedere la seconda proposta. Nel frattempo rispondo a Fernando che è prevista la registrazione, nel senso che siamo in fase di registrazione, quindi già dalla serata di oggi o al massimo, come sempre, insomma, con qualche magari domani mattina sarà disponibile sul nostro canale YouTube e quindi sarà possibile rivederlo. Allora, direi di vedere la seconda idea e poi andiamo a dare magari lo spunto di breve che avevo individuato. Allora, qui entriamo in quello che, quindi passiamo da una struttura sicuramente particolare, interessante, ad un'altra che nell'ultimo periodo sta piacendo molto sul mercato, che è quella che viene conosciuta con il nome appunto di Airbag. Anche se, Luca, ricordami com'è realmente il nome del certificato, invece in questo caso. Allora, diciamo che i nomi cambiano da casa a casa, quindi anch'io mi confondo, non lo confesso. No, come siamo parlati, dicevo Phoenix Short Leverage Put, perché in realtà i certificati sono una combinazione di opzioni. E nelle Phoenix normali, se vogliamo entrare un attimo nei tecnicismi,
come finanziamo le cedole. L'investitore implicitamente va a shortare una put da un in-in con strike 100 e no-kin a livello barriera, che poi è il livello di protezione. In questo caso invece, inizio ad anticiparlo, a scadenza il meccanismo è un po' diverso, ovvero l'investitore non va più a shortare, ad andare corto implicitamente di questa put no-kin, ma in realtà va ad andare corto di una put a leva. Quindi per quello dicevo short leverage put, perché diciamo Ok. che il meccanismo utilizzato per finanziare l'upside è un po' diverso. Non è una put da un in-in come nelle strutture più classiche, ma in realtà è una put lo strike a leva. Perfetto, guarda, allora sicuramente ci sarà una parte di chi ci segue che magari non è riuscito a capire tutto, ma sono invece certo, perché lo so in quanto più volte ci è stato dato come feedback, c'è chi sicuramente avrà apprezzato anche la spiegazione un po' più tecnica, quindi ti ringrazio Luca. Allora, però intanto andiamo al sodo, raccontaci come funziona questo certificato, dopodiché risponderemo ad Enrico che ci ha chiesto una cosa sul pricing del precedente, quindi Enrico, dopo ci torniamo. Intanto raccontaci questo. Ok, allora, struttura 5 anni, struttura Phoenix che prevede il pagamento di cedole digitali, anche in questo caso mensili e con memoria. Quindi data di osservazione mensile, se tutti i titoli, e anche in questo caso si parla di 4 titoli europei, se tutti i titoli sono sopra la barriera del 50%, viene corrisposta una cedola mensile con memoria di 0,55%. Il basket è composto da BNP, Ferrari, Intesa Sanpaolo e Total. E poi abbiamo il meccanismo di autocallability. Anche in questo caso l'autocallability parte dopo un anno, successivamente la frequenza è mensile e anche qua abbiamo delle barriere decrescenti. Durante il secondo anno la barriera di autocallability è 95, durante il terzo anno è 90, al quarto e al quinto anno la barriera di autocallability è ancora più bassa, 85. Quindi è maggiore, se vogliamo, la probabilità che il certificato rimborsi prima della scadenza. Ok, qual è la particolarità quindi di questa struttura? È la modalità di rimborso del capitale a scadenza. Allora, sia nelle versioni classiche che in questa versione, a scadenza andiamo sempre a vedere qual è la performance del worst off. Normalmente, se il worst off è sopra il livello barriera di protezione, il capitale è rimborsato al 100% scadenza, altrimenti l'investitore ha un'esposizione lineare al titolo che ha fatto peggio. Quindi, facendo un esempio concreto, supponiamo che arriviamo a scadenza, supponiamo che la barriera di protezione del capitale è del 50% e supponiamo che il titolo con la performance peggiore ha perso il 60%. In questo caso viene meno la condizione di protezione del capitale, perché il titolo con la performance peggiore sta sotto il livello barriera e, come dicevo nelle versioni tradizionali, l'investitore ha un'esposizione lineare a questo titolo worst off. Quindi, se il titolo worst off ha perso il 60%, l'investitore registrerà una perdita a sua volta di 60%. Quindi i certificati comprati a 1000 saranno rimborsati a 400 euro a scadenza. E questo è, se vogliamo, il meccanismo a cui il mercato italiano è abituato. La struttura che proponiamo invece qua, che da qualche mese in realtà che sta iniziando così a piacere anche sul mercato italiano, mentre in Europa è famosa da tanti anni, il meccanismo di protezione è un po' diverso. Allora, qui come funziona? Sostanzialmente, anche in questo caso, se vogliamo, c'è una barriera teorica al 50%. Sotto questo 50% l'investitore inizia a decurtare il capitale iniziale, però non ha un'esposizione lineare al titolo che ha fatto peggio, ma ha un'esposizione, diciamo così, se vogliamo, è forse progressiva, proporzionale alla perdita. Faccio un esempio concreto così spieghiamo meglio il funzionamento. Tornando ai numeri di prima, supponiamo che il worst off, il titolo della performance peggiore, abbia perso il 60%. Quindi, nel caso di prima, il certificato sarebbe stato rimborsato a 400 euro se comprato a 1000 euro. In questo caso, invece, come funziona? Il peggiore ha perso il 60%. Il livello di protezione è fissato al 50%.
Quindi rispetto a questo 50, quant'è la differenza? La differenza è solo 10%. Il WhatsApp ha perso 60, quindi è 10% sotto la barriera di 50. La perdita dell'investitore è questa differenza, ovvero la differenza tra il 50 e quello che fa il sottostante con la performance peggiore, moltiplicato per 2. Quindi se WhatsApp ha perso 60, siamo 10% sotto il 50. Moltiplicato per 2, la perdita dell'investitore è solo del 20%. Quindi il rimborso del capitale cos'è? È di 800 euro, assumendo che l'abbia comprato il certificato all'inizio a 1000 euro. Facendo il paragone con gli stessi numeri con la versione, diciamo così, Phoenix standard, il valore di rimborso sarebbe stato soltanto di 400 euro, assumendo che l'investitore abbia comprato a 1000. Chiaramente più il sottostante peggiore è negativo, più questo effetto aumenta. Quindi diciamo che ci sarà una convergenza. Paradossalmente, se il titolo con la performance peggiore andasse a zero, per assurdo, nella Phoenix tradizionale l'investitore perderebbe tutto, ma anche in questo caso l'investitore perderebbe tutto. Quindi ci sarebbe convergenza alla fine nell'ipotesi in cui il worst off arrivasse a zero, ma in questa versione che proponiamo, diciamo che l'investitore impiega più tempo a perdere lo stesso ammontare che perderebbe con la versione classica delle Phoenix. Quindi, argomentando un po' di più e magari andando un pochino più sul tecnico per le persone che ci seguono e sono interessate, nella Phoenix tradizionale dicevo che l'investitore va ad andare corto di una put down and in che si attiva con barriera 50. In questo caso l'investitore sarebbe corto cosa? Sarebbe corto di una put con strike 100 che si attiva se il worst off è sotto 50. Quindi se la put si attiva se il worst off ha perso lo 60, l'investitore diventa corto di una put strike 100, quindi perde il 60% e da qua il rimborso a 400 euro assumendo 1000 prezzo di emissione. Nel nostro caso invece, tornando poi al nome che ho dato prima, l'investitore è corto di una put con strike 50, levereggiata per 2. Quindi, se il worst off ha perso 60, la differenza tra la performance del worst off e lo strike di 50 è solo 10%, moltiplicato con leva 2 e perdita del 20%. Quindi il rimborso 800 euro invece che 400 nel caso classico. Spero di essere stato chiaro. Non so se Pierpaolo vuoi magari aggiungere qualcosa o cercare tu di Guarda, edulcorare un no, no, po' il allora diciamo che no, no, sei stato intanto Gianluigi che ti ha fatto anche due domande, di cui una, cioè entrambe molto, molto, molto interessanti, però intanto ti fanno i complimenti, così come anche Emanuele, perché sei il primo che spiega la struttura delle opzioni, quindi insomma questo penso che ti faccia piacere perché ti sei addentrato in una giungla che è quella della spiegazione tecnica delle opzioni, che come ti dicevo però ero certo che qualcuno avrebbe apprezzato. Allora, quindi il funzionamento dell'airbag è stato chiarissimo, almeno nel senso ormai siamo consapevoli del fatto che fino alla barriera si è protetti, sotto la barriera normalmente perderesti linearmente, con l'airbag invece o comunque con questa struttura detta low strike perdi diciamo solo la parte eccedente e quindi un meno 52, anziché perdere il 52 si perde il 4. Detto questo, allora, dato che non voglio togliere tempo alle domande, cioè, intanto proprio Gianluigi ti fa in realtà un paio di osservazioni. La prima dice: i quattro titoli non sono correlati, o meglio, sicuramente lo sono, però saranno magari poco correlati. Dunque, quindi la considerazione di Gianluigi è il rendimento del 6,6 annuo in 5 anni, dice, non sembra adeguatamente, cioè non sembra adeguato a quello che è il rischio, anche se in effetti c'è l'airbag. Quindi non è una domanda, in realtà è più una considerazione che però secondo me Gianluigi già al suo interno una risposta, nel senso effettivamente rende magari non molto, ma perché c'è questa opzione airbag. Giusto, Luca? Allora, assolutamente. Allora, tornando a quello che dicevo prima, Phoenix normale, finanziamo l'upside con una put down and in, Phoenix lo strike o airbag, andiamo a finanziare l'upside con una put lo strike levereggiata. Quindi, molto banalmente, dove troviamo la cedola più alta?
lo troviamo dove c'è la Pudda Unenin, perché la Pudda Unenin costa di più tipicamente di una Allo Strike, dove lo strike della Put è uguale alla barriera della Put Nokin. La Put Nokin ha strike 100, e anche se a un Nokin è ragionevole aspettarsi che costi effettivamente di più di una Put strike 50, seppur levereggiata. È difficile sparare numeri all'otto, però quello che posso dire è che, ripeto, un numero da prendere assolutamente con le pinze, però su una scadenza di 3 anni, la differenza tra le due strutture in termini di cedola possiamo stimare che sia intorno, non so, un 2,5-3% all'anno, per dare un'indicazione, ma chiaramente una cosa molto di massima, dipende esattamente dalle metriche dei sottostanti e dipende da vari fattori, quindi è un numero buttato lì, però ecco, giusto per dire che la differenza sulla cedolana non è del 20%, è più nella misura del 2-3% all'anno, assumendo 3 anni, 4 anni di scadenza. Ok, allora, quindi io provo un po' a semplificare. Naturalmente conosco Gianluigi, so che chiaramente una conversazione con un po' più di tempo, insomma, porterebbe a tanti spunti interessanti, però provo a banalizzare un attimo. Diciamo che è chiaro che dove io ho comunque un'opzione che mi va quasi, non voglio dire a proteggere il capitale interamente, però ci sono quattro titoli che non sono quattro titoli, diciamo, sottili. Già che perdano il 50% deve essere un evento, ma comunque che perdano il 70-80% vuol dire che c'è proprio un simil default di questi titoli. Quindi una struttura capace di ammortizzare un meno 60, meno 70, meno 80, evidentemente costa un po' e questo costo si va a prendere dal potenziale rendimento. Dove invece non abbiamo l'airbag, come abbiamo visto la struttura precedente, ecco che si arriva anche al 2% mensile o addirittura a un rendimento annualizzato del 15%. Quindi in questo caso, secondo me Gianluigi, lo dico in maniera molto chiara, non si tratta tanto di economico o di caro, è che proprio è l'opzione che secondo me costa. Però invece, sempre Gianluigi, allora, intanto rispondo a Claudio perché così questa è semplice perché la so. Ci chiede, qui nella pagina da Dixis ci sono dei prezzi, prezzo strike e prezzo corrente. A che cosa fanno riferimento questi due valori? Allora, guarda, ti rispondo Claudio, ti rispondo io dicendoti che praticamente sarebbero i valori del worst off, cioè in questo momento in questo certificato comanda il titolo Total perché è quello con la performance più bassa, che ha una barriera a 24,45, uno spot a 49,36 e strike a 48,91. Quindi abbiamo 49,57 che è praticamente lo strike, cioè scusami, lo spot, il prezzo corrente, il prezzo strike 24,46. Allora, probabilmente per quello che è un po' la tua conoscenza di questo mondo, tu giustamente sei portato a pensare che lo strike sia il livello iniziale, cioè quello che era il livello del sottostante quando il certificato è stato emesso. Nella realtà, agganciandomi a tutta la spiegazione tecnica fatta anche da egregiamente da Luca, lo strike dell'opzione che dà vita a questo certificato, essendo un airbag, è il 50% del livello iniziale. Pertanto abbiamo come strike, come prezzo di esercizio, quella che in realtà è la barriera, che è 24,45,50, quindi corrisponde a 24,46. Quindi qui hai da una parte lo strike che è il livello iniziale, dall'altra, se è una struttura airbag, invece corrisponde alla metà. Invece torno a una cosa che sicuramente ti farà piacere leggere. Qui Luca, te lo chiedo solo se tu sei in grado di dare una risposta anche semplice, ma non per altro, perché stiamo parlando del KID. Allora, Gianluigi ci chiede se puoi chiarire perché sul KID, che ricordiamo è il Key Information Document, questo documento di 3 o 4 pagine sintetico, che dal 1 gennaio 2018 è obbligatorio per tutti i prodotti destinati al retail, se puoi spiegare brevemente perché qui c'è scritto che in caso di disinvestimento dopo un anno avresti un costo del 7,36%. Allora, qui i regulator hanno stabilito dei criteri che hanno più complicato le cose piuttosto che semplificarle. Questa è una mia chiaramente affermazione, ma penso che difficilmente confutabile, visto che
È molto ben fatto il KID nella parte superiore, cioè il funzionamento del prodotto. Dopodiché può essere molto utile per la parte di classificazione del rischio quando si comincia ad andare negli scenari di performance e soprattutto nell'impatto dei costi sul rendimento, ci si perde al punto che diventano praticamente inutili. Ecco, Luca, non so se ti va di infilarti un attimo in questa problematica del KID e spiegare se riusciamo, ripeto, in maniera semplice, che cosa vuol dire questo 7,36 in caso di disinvestimento dopo un anno. Ma allora, il KID è sempre particolarmente intrigato, la spiegazione del KID. Diciamo che i KID sono fatti in maniera uniforme, nello stesso modo da tutti gli emittenti. Questo perché noi emittenti abbiamo pochissima discrezionalità nel fare le simulazioni. Non mi occupo io personalmente, però parlando con i quantitativi, l'unica cosa che mi dicevano dove avevamo discrezionalità era la curva dei tassi. Quindi a parte quello, diciamo, i KID sono perlomeno omogenei. Sul fatto che siano poco chiari, c'è chiaramente un dibattito. In questo caso questi costi sono espressi come quello che potrebbe essere l'impatto dei costi impliciti nella struttura sul rendimento interno, se non dico una scemenza, assumendo di tenere il prodotto fino alla scadenza consigliata, che dovrebbe essere la maturity della struttura. Quindi è un costo che è espresso diciamo così, in euro, ma in termini di impatto sul rendimento. Ok, ma allora guarda, in realtà appunto sapevo che non saremmo riusciti a dare una spiegazione chiara, ma ti dico anche, questo lo dico a Gianluigi soprattutto, per quanto riguarda i KID, allora i costi non sono i reali costi, ovvero qui abbiamo il costo d'ingresso, quindi abbiamo un 1,37% di costo d'ingresso che è quello che è il reale costo imposto da questa struttura. Dopodiché, qui nella parte superiore si va a ragionare non sul costo effettivo, ma l'impatto che ha il costo sul rendimento per ogni anno. Quindi, se ad esempio abbiamo una durata di 5 anni, noi abbiamo un prodotto con 1,37 di costo di ingresso. Qui si va a calcolare quello che è il costo sul rendimento annualizzato. Quindi, e poi soprattutto anche a livello di rendimenti, non si calcola il rendimento dato dalle cedole che si possono incassare, ma si va a guardare il 95% delle casistiche in cui il prodotto eventualmente all'interno di un orizzonte temporale di quello che è detenzione raccomandato ha rimborsato o meno. Insomma, una cosa molto complessa. Gianluigi, mi rendo conto che non è che siamo stati molto chiari, ci abbiamo provato, diciamo che ci vuole. Al di là del fatto che, ripeto, è totalmente inutile questa parte qui, ormai noi non la guardiamo. No, non si paga il 7,36 subito, e questa è la differenza, Gianluigi, assolutamente. Anche perché viceversa, se fosse così, tu praticamente avresti una struttura che in questo momento costa 1000, ma che in realtà costa a 930, secondo quello che dici tu, ma non è assolutamente così, questo no. Non è una struttura che ha 7 punti dentro. Questo penso che da conoscitore del mercato ti sarei reso conto che non è assolutamente questo l'impatto, anche perché se tu prendi un prodotto a leva ti renderai conto che quel 7,36 che oggi stai leggendo in realtà è 10.450%, cioè questo vorrebbe dire che una cosa che compri a 1000 ha un valore negativo. Quindi no, non è il costo che si paga subito. Comunque ci torniamo. Allora, Una cosa Bruno. che magari Sì. può aiutare a chiarire, se adesso quell'1,37 dei costi di ingresso dovresti ritrovare quell'1,37 anche come impatto sul tasso. Ah, eccolo lì, praticamente 1,37 lì dovrebbe coincidere, se vai sopra, con 1,37 a scadenza. Quindi questo forse può aiutare a spiegare maggiormente il fatto che non sono 7,36% i costi di ingresso del prodotto, No, ma ma allora, diciamo sì, che Gianluigi è come talmente pratico del mercato che secondo me non può pensare questo, perché veramente adesso lo dico con presunzione, però insomma so che sa benissimo che non ci sono 7,5 punti, ovvero poi quali siano stati i margini, ovvero i guadagni che l'emittente è riuscito a realizzare andando a scambiare le opzioni OTC, questo io non lo so e diciamo che non va neanche nel kit, ma quali sono i costi per chi compra il prodotto a livello di costi puri che si vanno a sostenere non sono certo il 7%. E Bruno mi chiedeva invece e ci chiedeva,
Le cedole digitali, perché a un certo momento ti sei fatto sfuggire queste cedole digitali, non, in realtà nulla di speciale, però lo vuoi magari chiarire un attimo? Sì, digitali proprio binario, nel senso che cedola digitale, normalmente quando parlo di cedole digitali, mi scuso se non sono stato chiaro prima, faccio proprio riferimento a quella che è l'opzione binaria nella teoria economica, ovvero se siamo sopra una barriera pago, se siamo sotto la barriera non pago. Quindi quando pago di cedole digitali parlo di cedole che vengono pagate solo se il worst off è sopra la barriera del 50%. Ok, quindi o la paga o non la paga, poi se c'è l'effetto memoria si Esatto. recupera, però insomma, quindi Bruno, la cedola digitale fondamentalmente è la classica cedola a cui siamo abituati, però cioè, prende vita nelle strutture dei certificati con queste opzioni cosiddette digitali. E Enzo, sì, i costi sono inclusi nel prezzo, quindi questi 1.018 che attualmente vediamo in quotazione includono, ma questo già nei 1.000 di emissione, includono quei costi che appunto sono dell'1,37% sulla durata. Allora, torniamo un attimo indietro perché c'era un'altra domanda interessante che era stata fatta prima e appunto avevo detto che ci sarei voluto tornare, quindi perché se può essere utile anche questa per capire un po' le dinamiche dei prezzi. Ecco, allora chiedeva, adesso non ricordo il nome, mi perdonerà, ma perché se il sottostante peggiore perde il 7%, si parlava di British Telecom, il certificato oggi si acquista a 1.020? Quindi questa è la domanda, Luca. Ah, ok, no, non avevo capito che era rivolto a me. Allora, sì, Quindi qui abbiamo sostanzialmente. 1.023, diciamo, di lettera. Di prezzo lettera, ma il sottostante peggiore perde il 7%. Quindi penso che la domanda fosse: se perde il 7, perché il certificato non sta sotto la pari? Quella la risposta semplice è il valore tempo delle opzioni, nel senso che il modello sconta che, perché c'è questo prezzo, che il modello sconta che ci sia ancora tempo sufficiente tale per cui l'opzione possa scadere indemani prima della scadenza. Allora, è vero che tendenzialmente siamo abituati a trovare sul Siedex dei certificati worst off, dove il prezzo del certificato è molto allineato al prezzo del worst off. Ma questo quando avviene? Questo avviene tipicamente quando o manca poco la scadenza oppure il worst off è veramente molto sotto. Quindi in questo caso tutto il delta, delta inteso come la greca nella teoria delle opzioni, tutto il delta della struttura è sul worst off. Ma questo avviene quando il worst off è veramente basso, è veramente vicino al livello barriera, oppure quando siamo molto vicini alla scadenza, quando l'impatto del. Alla fine il prezzo di un'opzione, il prezzo di un certificato cos'è? Valore tempo più valore intrinseco. Se manca tanto la scadenza e c'è ancora tempo per cui l'opzione può andare in demani, aumenta il valore tempo. Forse Ok, non sono stato allora, chiaro, no, guarda, allora, riascoltando forse non sono stato chiaro. no, allora sei stato chiaro naturalmente per chi è in grado di seguire queste, diciamo, un po' di dinamiche. Io invece, come al solito, faccio il traduttore anche un po' per tutti coloro che li utilizzano questi strumenti senza avere, diciamo, competenze anche sul mondo delle opzioni e sulle variabili e provo a semplificare come al solito. Intanto Emanuele e Mirko ti dicono che sei stato chiarissimo, quindi assolutamente tutto ok. La dico in maniera ancora più semplice. Allora, oggi abbiamo il worst off che è praticamente a meno 7. Ipotizziamo che in questo momento invece tutti e quattro i titoli si trovino a più 7 o più 10% rispetto allo strike, quindi in una posizione addirittura di vantaggio. Noi sappiamo che ad ottobre ci sarà il rimborso anticipato di 1.000 con un trigger a 95. Se oggi noi avessimo tutti i titoli a più 15 rispetto al trigger, avremmo praticamente elevate probabilità di centrare il rimborso anticipato. Quindi a questo punto il certificato inizierebbe già a scontare che cosa? A, il pagamento delle cedole future, perché ovviamente essendo sopra strike, quindi molto in demanei rispetto alla barriera, avremmo maggiori probabilità di incassare le cedole future e a questo punto anche buone probabilità di centrare il rimborso anticipato. Quindi un po' come quando compriamo un BTP e lo paghiamo 120 o 130. Perché lo paghiamo così? Perché comunque sconta già il pagamento eventualmente delle cedole future.
aziende future. E qui abbiamo la stessa situazione, al di là poi dei rendimenti e delle dinamiche dei tassi, però qui quindi avremmo un prezzo che in questo momento già sarebbe di 1080, 1100, 1120 eventualmente, cioè molto vicino a quello che è il potenziale rimborso. Proprio il fatto che c'è un titolo a meno 7 invece impedisce al certificato di decollare. Quindi, se la situazione rimarrà questa, probabilmente il certificato continuerà a viaggiare nell'area dei 1020. Se però British Telecom tornerà sullo strike, sarà facile vedere il prezzo a quel punto andare anche a 1060-1070. Quindi, in realtà, la domanda che era stata posta, perché non è sotto la pari? Qui la domanda è perché non è molto sopra la pari? Perché comunque c'è un titolo che in questo momento sta tenendo frenata la struttura. Donato, beh, guarda, questa te la leggo perché è un po' provocatoria, però noi leggiamo tutto. Secondo Donato, è il market maker che tiene alto il prezzo tra bid e ask. Quindi, secondo Donato, diciamo, state vendendo alto, ma regalate anche soldi sul denaro. Scusa, Donato, se mi sono permesso. Che dici, Luca? Ma allora, no, ci potrebbe stare il discorso che noi qua mostriamo un bid offer, quindi se noi quotiamo alto per vendere alto, e sto certificato sta andando bene, rischiamo pure di ricomprare troppo alto, quindi facendo un quote two way, sarebbe rischioso, insomma, sarebbe una posizione che non penso la banca si voglia prendere, ecco tutto qua. Infatti. No, Allora, ho altra domanda capito. invece, no, no, ma te l'ho voluta leggere, ma anche Donato, naturalmente, che è un'altra persona che è estremamente capace, segue questo mercato da tanto, quindi secondo me la domanda era più una provocazione, quindi assolutamente sì. Una cosa invece che ringrazio Giulio di averci chiesto, perché ci dà modo di parlarne, l'impatto che avranno i dividendi sull'eventuale scadenza dei 3 anni sul worst off o comunque sui titoli del basket. Allora, intanto partiamo dal presupposto che qui abbiamo British Telecom, Fiat, Intesa e Glencore. Adesso io sono certo che Fiat ha un dividendo bassissimo che torna a pagare quest'anno. Non mi sembra che Glencore abbia un dividend yield particolarmente importante. Sicuramente il titolo con maggiore dividendo è proprio Intesa San Paolo. Allora, senza andare a guardare cosa ci dice Bloomberg, ma facendo il conto della serva, sappiamo che Intesa in questo momento paga un dividendo di 20 centesimi e quindi sulla scadenza 2021, che è quella praticamente del certificato, prenderemo il dividendo 2019, 2020, 2021, sono 60 centesimi. Che quindi ci porterebbero ad una strike zero di circa 1,43. Strike zero vuol dire il valore attuale di Intesa San Paolo meno i dividendi stimati fino a scadenza, quindi diciamo 1,47, quindi ancora circa 26 centesimi sulla barriera, Giulio. Però sappiamo anche che quando facciamo una stima dei dividendi non possiamo considerare che verranno staccati 60 centesimi e Intesa non li recupererà mai. Anche perché viceversa, fra 2 anni o fra un anno, o Intesa pagherà meno dividendi o li recupererà in parte, perché sennò non può avere un dividend yield del 15, 16, 18% se scende di volta in volta e non recupera mai. Comunque, per risponderti, Intesa è il titolo a maggior dividend yield e British Telecom, non lo so, tu lo sai, Luca? No, sinceramente no, però sui dividendi è sempre difficile fare delle ipotesi, nel senso che i dividendi sono, se vogliamo anche qua dare un po' di tecnicismi, parlare di dividendi come asset class, sono un asset class molto liquida, sono un asset class che diciamo così è molto poco volatile da qua a un anno e mezzo, perché i dividendi da qua a un anno e mezzo sono di fatto quelli quotati a mercato, però dei dividend futures in linea di fatto con le stime degli analisti. Sulla parte più lunga, dopo l'anno e mezzo, 2 anni, è sempre molto difficile fare delle stime e tante volte i dividend future sono proprio guidati da quelle che sono l'attività di copertura delle banche. Quindi anche guardando la curva di Bloomberg lascia secondo me un po' il tempo che Sì, trova. ma no, infatti Pazienza. diciamo che uno tende a ritenerli costanti, però poi è evidente che insomma non si riesce Sì. ad avere una stima precisa. Senti, io vado un attimo di corsa, più che altro perché sennò
Guarda, faccio vedere un certificato che anche per rispondere a Giuliano, che all'inizio della propria della trasmissione ci aveva chiesto qualche idea di breve. Allora, queste che abbiamo visto potenzialmente sono anche di breve, perché il certificato di pagacedola mensile del 2 già ad ottobre potrebbe rimborsare e tra l'altro potrebbe quindi rendere da oggi il 18% circa. Però volevo far vedere quest'altra. Questo è stato un altro certificato di cui abbiamo parlato molto lo scorso anno e tra l'altro è stato anche premiato come struttura, come idea agli Italian Certificate Awards, cioè questa opzione look back che permetteva di fissare lo strike in un momento successivo all'emissione, prendendo come riferimento i prezzi minimi. Allora, perché ve lo faccio vedere? Qui faccio io rapidamente perché poi vorrei darti la possibilità, Luca, di parlare almeno di un altro prodotto che avevamo visto assieme. Quindi ci prendiamo 5 minuti ancora, però questo rapidamente per dare un'idea. Allora, questo certificato attualmente, vedete, il prezzo è questo qui, evidenziato, prezzo lettera 925. Il funzionamento è cedola trimestrale del 2,60%, pagabile se il peggiore tra i tre titoli è al 70%, quindi vuol dire a meno 30, la prima l'ha già pagata. Adesso abbiamo 19 marzo la seconda rilevazione per il pagamento della cedola, poi giugno, settembre, e a settembre inizierà invece già l'osservazione per l'autocall, quindi per il rimborso anticipato. Quindi sappiamo che a settembre, se tutti e tre i titoli si troveranno almeno allo strike, a quel punto ci sarà il rimborso anticipato dei 1.000 euro. La situazione è questa: Unicredit, Telecom e Intesa San Paolo, i tre titoli del basket, dove questi strike sono stati fissati, come ricordo e ripeto, sui minimi toccati dai tre titoli nei 3 mesi successivi all'emissione. Tant'è vero che vedete che praticamente Intesa ha fissato lo strike a 1,92,62, che credo che sia molto vicino ai minimi di periodo toccati da Intesa in quest'ultimo anno. Telecom 0,49,86 è scesa anche dopo, successivamente un po' di più, però comunque ottimo strike, insomma sono tutti positivi. Attualmente abbiamo Unicredit più 6, così come Telecom, e Intesa più 7,60. Tra l'altro, anche come impatto dei dividendi nel corso dell'anno, quello che ne risentirà maggiormente ancora una volta Intesa San Paolo, perché sia Unicredit, dividendo molto basso, sia Telecom, che non li paga proprio, praticamente non subiranno particolari impatti dallo stacco del dividendo. Quindi l'unica che potrebbe, dopo lo stacco del dividendo, andare sotto strike è proprio Intesa. Comunque, attualmente abbiamo quindi tre titoli positivi e se questa situazione si confermerà nei prossimi mesi, avremo l'incasso di una cedola del 2,60 a marzo, un'altra del 2,60 a settembre e 2,60 ancora a giugno e poi a settembre. Quindi complessivamente è un 8,40% che va ad aggiungersi ai 1.000 di rimborso del capitale. Quindi 1.084. Oggi il certificato lo acquistiamo a 925, quindi abbiamo praticamente circa 160 euro di rendimento potenziale da qui a settembre, che vuol dire un 18% circa, con i tre titoli che dovranno difendere gli strike iniziali. Quindi questa secondo me è una situazione da seguire, proprio perché in questo momento il prezzo è abbastanza sacrificato per effetto proprio del fatto che era stata una look back. E tra l'altro Federico ci pone una domanda su un altro Phoenix look back, che è uno emesso successivamente, dove il sottostante peggiore perde il 7 e il prezzo del certificato è 870. Anche qui secondo me c'è una dinamica legata a queste opzioni che sono state acquistate, che fa sì che oggi la struttura valga un po' meno. Hai, diciamo, una risposta rapida da dare anche in questo caso, Luca? E di che certificato stiamo parlando? Perché non Guarda, un attimo. te lo posiziono qui, è un Phoenix Memory Look Back che è stato emesso a giugno. Attualmente abbiamo il sottostante peggiore che è Intesa che perde il 7 e Ok. dopodiché Eni che perde il 5, cedole trimestrali del 2,50 di cui due già pagate, prossima data autocall a luglio. Però qui il prezzo del certificato è 880, quindi la domanda molto sinteticamente è: se il peggiore perde il 7, perché il certificato addirittura sta a 8,80? E qui. Ma quello che mi viene da pensare è che sia l'impatto della volatilità, soprattutto oltre a quello del delta, perché la data di emissione cos'era? Scusa, era estate dell'anno scorso? Giugno 2018. Sì, immagino sia quello, perché comunque soprattutto nell'ultima parte dell'anno la volatilità era un po' aumentata, quindi immagino sia dovuto a quello.
Guarda, io provo ad azzardarla perché l'avevo già visto, quindi diciamo che me la sono un po' preparata, ma non la domanda di Federico perché è stata appena fatta, ma avevo già visto il certificato. Allora, rispetto al precedente che ha comunque l'autocall alla portata perché a settembre può rimborsare, qui invece abbiamo una situazione dove ci sono due titoli sotto strike, quindi in questo momento out of the money rispetto all'opzione autocall, di cui uno, Intesa San Paolo, che pagherà 20 centesimi di dividendo, quindi si allontanerà e quindi Vincenzo ha fatto effettivamente una osservazione che condivido, cioè qui c'è Intesa che pesa sul autocall e anche Eni che paga dividendi e che quindi lo allontanerà. Quindi abbiamo due titoli che scenderanno per la data di osservazione che non è settembre ma è addirittura più vicina, è luglio, cioè qui le probabilità di rimborso anticipato a luglio sono minori e pertanto il certificato sconta di più la volatilità e il mancato potenziale rimborso anticipato. Quindi per rispondere a Federico è questa sostanzialmente la situazione, cioè c'è un peso dei dividendi, un autocall più vicina che però proprio per questo è meno probabile rispetto alla precedente. Quindi il prezzo del certificato in questo momento sta scontando maggiormente l'evento, diciamo, non positivo. E allora, dei due certificati che c'erano rimasti, che avevamo visto assieme Luca, c'è uno che è una Phoenix classica, l'altro Sì, il che possiamo 335. saltare, esatto. Il 335 mi aiuti a ricordare invece quale dei due vogliamo vedere, il 277 o il 335? No, io direi il 335 che è forse Ok. un po' più particolare, diciamo che il 277 è una Phoenix classica che avevo, diciamo così, messo per i giornalisti, però non è nulla di particolare. No, il 335 è un prodotto che secondo noi ha una caratteristica molto interessante, quella che chiamiamo New Chance. Vai, Quindi per 5 farla. minuti tutti per te, io non ti interrompo. Ok, allora come funziona? 3 anni, struttura Phoenix, quindi la possibilità di avere delle cedole digitali se tutti i titoli sono sopra la barriera, possibilità di rimborso anticipato se tutti i titoli sono sopra il valore iniziale. La frequenza per entrambi è mensile, per quanto riguarda l'autocallability, la prima data di autocallability sarà comunque in gennaio 2020, quindi aveva un anno non. Collable. Paniere di 4 titoli italiani, Fiat, Intesa, Telecom ed STM. Fin qua struttura che tutti conoscono. Particolarità è questo effetto New Chance che avevamo già fatto in passato e che a volte riproponiamo. Come funziona? Allora, oltre a quello che ci siamo detti, c'è questo effetto New Chance, tale per cui se alla data New Chance annuale. Quindi per la New Chance osservazione è annuale. Il sottostante con la performance peggiore è sotto la barriera del 70%, questo sottostante viene eliminato dal paniere e non viene più preso in considerazione per le cedole, per l'autocallability o per il rimborso scadenza. Quindi perché è un certificato che può avere una sua logica? Uno perché diciamo così, se si verifica questo effetto new chance, molto banalmente l'investitore si potrebbe trovare a scadenza con un paniere di solo 2 titoli. Se l'effetto new chance si verifica l'anno 1 e l'anno 2, beh, rimaniamo con 2 titoli nel paniere al posto che 4 e non è male. Ma quello che secondo me, che a me piace di più, è proprio il fatto che questo meccanismo new chance stabilizza il prezzo del certificato sul mercato secondario. Prima parlavamo, non ci abbiamo parlato in realtà di come il prezzo del certificato si tende a discostarsi dal prezzo dei sottostanti. E quello che è emerso, che dicevo prima, è che spesso quando ci troviamo vicini alla scadenza o quando lo stop ha una performance particolarmente brutta o vicino alla barriera, ci troviamo nel prezzo del certificato che è molto allineato a quella che è la performance del lo stop. Ecco, con questo certificato andiamo a tamponare un po' questo problema. A nessuno fa piacere avere un certificato con magari 4 titoli di cui 3 vanno benissimo e uno che sta facendo schifo, quota non so, 70% valore iniziale, si trova il certificato in mark-to-market che quota 700 euro. Con questa struttura, siccome il modello sconta che lo stop verrà eliminato se è sotto la barriera, cosa succede? Che le greche vanno ad uniformarsi su tutti i titoli, non sono solo su lo stop, il delta non sarà solo su lo stop. Quindi cosa vuol dire? Che se abbiamo un paniere di 4 titoli, di cui 3 vanno bene e soltanto uno va male, nella Phoenix normale avremo il prezzo certificato allineato al titolo che va male quando siamo in procinto della scadenza o quando siamo in procinto delle barriere. In questo caso il prezzo starà a galla, perché
Perché il modello sconta che quel titolo sarà poi eliminato dal paniere e non conterà più per la rilevazione delle cedole, per l'autocollo abiete o per la protezione del capitale. Quindi ecco, meccanismo di chance, No, no, chiarissimo forse. Luca, chiarissimo anche in questo caso, quindi praticamente potremmo anche dire che di questo, no, nell'ultima rilevazione no, invece l'ultima è classica, quindi barriera 70 si guarda potenzialmente ai due titoli rimasti, se sono stati esercitati, quindi all'ultima non si scarta, comunque no, Esatto, ovviamente no. no, Ok. giusto. Allora, quindi paradossalmente dei quattro titoli che oggi abbiamo, quindi Fiat, Intesa, Telecom, STM, attualmente Fiat perde il 12, ma il prezzo in questo momento di questo 12 non ne sta risentendo affatto. Perché non ne risente? Perché praticamente in questo momento che abbiamo Fiat a meno 12, se accelerasse la discesa al punto da arrivare a gennaio 2020 con una performance molto negativa, quindi superiore al 30%, Fiat uscirebbe proprio dal basket e quindi rimarrebbero per l'anno successivo i tre titoli Intesa, Telecom e STM. Arriviamo a gennaio 21, anche un altro titolo inizia a scendere molto pesantemente, fa meno 40, va via anche lui e rimangono poi per la scadenza due titoli e quindi ipotizziamo Telecom ed STM, in questo, insomma, secondo quella che è la classifica attuale, e a quel punto su questi due si andrà a guardare il peggiore e sul peggiore si andrà a rimborsare. Perché non, cioè, perché all'ultima non è possibile fare questa cosa, ci chiedono? Allora, non è che non è possibile, è stata una scelta. Chiaramente l'effetto new chance ha un costo, bisogna sempre trovare quello che è un po' il compromesso in termini di profili di rischio. Quindi potremo sicuramente aumentare il numero delle osservazioni new chance, potremo aggiungere la scadenza. Chiaramente questo avrebbe un impatto sulla cedola, comunque sulla Oddio, barriera di forse lo sai, protezione. sai, si potrebbe magari far diventare il basket da 5 sulla stessa durata e a quel punto magari se butti via anche l'ultimo all'ultimo anno, non lo so quanto va a costare. Comunque, diciamo che questo da livello di rendimento fa il Guarda, 7,2. allora, costa molto, se ce la può, costa veramente tanto e probabilmente sotto non girerebbe se potrebbe verificarsi il caso che è un solo sottostante a scadenza. In quel caso Esatto. costerebbe molto. E un po' Infatti, è ecco, da trovare quella che è forse il compromesso migliore. qui poi un giorno, quando abbiamo più tempo, ci torniamo, mi devi raccontare un po' il discorso della correlazione, perché secondo me qua lavora un po' diversamente rispetto ai classici, però Guarda, poi. E quello lo affrontiamo in un altro webinar perché è un discorso lungo. Nel infatti, breve anche si questo. comprende in un modo e nel lungo in un altro, quindi magari non da spiegare in 30 secondi. Esatto, allora qui abbiamo, la domanda è se c'è l'effetto memoria su queste cedole? Sì, mi pare di sì, sì, c'è effetto memoria. Quando è stata Quindi emessa questa scusa per Paolo? questo è gennaio 2019, Sì, è questo allora l'effetto. c'è effetto memoria. Quindi effetto cioè memoria sulle cedole. Allora Enzo, l'ISIN del Phoenix che ho selezionato? No, in realtà no, allora forse ti ho deluso perché in realtà l'ho approfondito, era il precedente, era quello che oggi costa 9,25 e rimborserà potenzialmente già a settembre 1080 e 1084 ed era il primo look back, quindi IT 000 6742 800, quello era l'ISIN che avevo selezionato e che non abbiamo avuto. Ah, forse ti parli invece dell'altro Phoenix? Sì, allora guarda, l'ISIN lo vediamo lo stesso. IT 30 6744 277, quindi comunque non lo abbiamo approfondito. Scusa, Enzo, non avevo capito. Quindi è un Phoenix, in questo caso tre titoli, Fiat, Intesa e Telecom. Mi sembra gli strike siano gli stessi del precedente. Qui cedola mensile 1% con barriera a 50. E qui non ci sono né effetti memoria né altro. È un classico Phoenix Memory. Va bene, allora Luca, siamo andati ben oltre quello che pensavamo, ma le domande sono state tante e sono ancora praticamente quasi, insomma, tutti coloro che hanno iniziato sono più o meno ancora quasi tutti in collegamento, quindi vuol dire che, insomma, qualche minuto in più lo abbiamo sfruttato bene per chiarire. E naturalmente, Luca, non so se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura. No, chiaramente
chiaramente a me fa molto piacere quando i webinar diventano così interattivi perché ci fa piacere spiegare strutture, ma soprattutto anche interagire con chi ha domande. Quindi poi, oggi sono particolarmente contento perché comunque ho visto insomma che gli investitori ci sono, ci seguono, sono preparati, quindi diciamo con ottima gratificazione. Guarda, devo dire questa considerazione di fatto sul fatto che siano preparati, insomma, la condivido perché comunque, insomma, fare un webinar su prodotti e non doversi fermare al semplice funzionamento, ma andare anche sull'aspetto più tecnico della struttura opzionale delle greche, è una cosa che non sempre si può fare, no, anzi raramente si fa, e devo dire che ti stanno apprezzando. Guarda, veramente sono tante le persone che ti stanno ringraziando per aver fatto qualcosa di diverso e di essere entrato un po' più nel dettaglio. Quindi ti ringrazio anch'io per, diciamo, averci un po' illustrato il funzionamento. Luca, un caro saluto, io saluto tutti voi. Vi ricordo, per chi non fosse stato presente a tutto l'incontro, che il webinar è registrato, quindi già da stasera è possibile rivederlo sul canale YouTube, al massimo domani mattina, e ci rivediamo a questo punto al prossimo incontro con Natixis, in particolare con Luca, e qualche idea, insomma, nuova. Un caro saluto a tutti. Ciao Luca. Ciao Pierpaolo, ciao a tutti, grazie mille.